Le squadre stanno prendendo posto sul rettangolo di gioco. Qui è Fabio Caressa che vi parla e vi invita a non cambiare canale. L'arbitro dà via al match. Palla filtrante che però non passa. Respinta coi pugni del portiere. Palla al compagno. Potrebbe essere buona. Prova a sorprendere il portiere. Ed entra in rete, gol! Un gol da manuale. Gran merito del gol va dato all'autore del passaggio. Ha dimostrato una visione di gioco incredibile. Marek Hamšík ha una visione di gioco a 360 gradi. A volte sembra avere gli occhi anche dietro la testa. Fallo di mano e calcio di punizione decretato dall'arbitro. La squadra avversaria riconquista palla. Lancio filtrante, male indirizzato però. Rotan. Passaggio a buon fine. Completa il passaggio, intercetta il pallone, tutto da rifare. Era in difficoltà ma è riuscito a liberare. Azione interrotta. Occasionissima. Attenzione, ci prova. Gol, a quanto nel pareggio. Ha messo dentro con un tiro al volo formidabile Peppe. Sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Un gol sofferto e cercato, ha ribadito a rete la respinta del portiere. Abbandonerà il campo per l'infortunio purtroppo. Sì, l'intervento mi era apparso particolarmente duro in effetti. L'allenatore prepara un cambio. Rotan. L'arbitro dice che può bastare, i primi 45 minuti di gioco si chiudono sull'1-1. La prima frazione di gara. Passaggio riuscito. C'è il cross. Sempre pericoloso e attento Cannavaro. Possibilità di ripartenza veloce. Gioco di passaggi. Salta l'uomo. Difesa in difficoltà. Si spinge in avanti. Cerca il gol, palla dentro, sorpasso importante, ora possono festeggiare. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Gioco di passaggi, niente da fare. Libera di testa. Grossa. L'ho visto un po' insicuro, Fabio.
la sua azione. Tiro! La palla è ancora lì! Grande intervento, sventa il pericolo. E finisce la partita sul 2-1. Che palla!